Un progetto per scongiurare una seconda ondata della pandemia Covid-19, mirato a colmare alcune lacune del protocollo sul contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro. Il progetto, denominato COSARIM 2021, ovvero Covid-19 Safety Risk Management, è stato pensato come un programma integrato di regole comportamentali indispensabili ad arginare anche il rischio biologico. L'idea, che nasce dalla partnership tra la farmacia Cipolla e la biologa Rosalia De Gregorio, mira a fare operare in completa sicurezza aziende e lavoratori e si fonda su un preciso programma di informazione, formazione, assistenza, consulenza ed affiancamento. COSARIM 2021 è attualmente l'unico strumento nel territorio rivolto a professionisti e lavoratori di aziende pubbliche e private che si propone di arginare un'eventuale seconda ondata della pandemia da Covid-19, come purtroppo sta avvenendo in alcune aree geografiche della Cina. Il rischio biologico da Covid-19 a tutt'oggi non è un rischio da sottovalutare. Nonostante attualmente la pandemia sembri in netta regressione in molti paesi, purtroppo in tanti altri sta avendo una seconda ondata. Dobbiamo quindi salvaguardarci dalla possibilità della seconda ondata, dobbiamo salvaguardare le imprese, dobbiamo salvaguardare i comuni cittadini. Questo si può fare unicamente conoscendo bene con cosa si ha a che fare il nemico e prendendo le adeguate precauzioni per quanto riguarda la salvaguardia della salute. Il lockdown ha mostrato come dal punto di vista sociale ed economico sia distruttiva un'epidemia di questa portata. Nasce quindi la necessità di prendere le precauzioni. Quali sono le precauzioni? Le precauzioni, noi proponiamo il nostro progetto, sono quindi quelle di fare dei sopralluoghi all'interno delle vostre aziende, valutare con voi quelle che sono le reali necessità dell'azienda dal punto di vista della salvaguardia dal rischio biologico, formare i vostri operatori, informarli e rendere anche il cittadino o l'avventore o il cliente consapevole che è una parte attiva nella prevenzione. In questo modo, a 360 gradi, dovremmo scongiurare tutti, lavorando tutti su questo obiettivo, una nuova recrudescenza o quantomeno limitarne i danni. L'improvvisazione di certo è la prima causa di nuovi contagi. Ecco perché anche i gesti quotidiani devono tenere conto delle direttive sul rispetto del distanziamento sociale e l'utilizzo delle mascherine. Il progetto messo in atto dalla farmacista Venera Maria Aurora Cipolla e da Rosalia De Benedetti si basa fondamentalmente su quattro punti fondamentali che vanno dal rispetto delle linee guida a buone e facili pratiche da adottare e che siano le stesse capaci di coinvolgere i propri interlocutori o clienti in caso di aziende. Alle aziende verrà fornito un percorso di 6 mesi che prevede anche consulenza e affiancamento continui.